La cabina di regia nazionale conferma l'Abruzzo in zona arancione. Questo considerando la diminuzione dell'indice di contagio passato da 1,13 a 0,96, anche se la curva dei contagi rimane altalenante e soprattutto preoccupa il numero dei ricoverati. Per queste ragioni la classificazione del rischio in Abruzzo è alto, anche se, come detto, la regione continua ad essere in area arancione. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in queste ore ha firmato una nuova ordinanza, ma per tutti i dettagli abbiamo in collegamento Antonella Micolitti, che saluto. Buonasera Antonella. Buonasera Paolo, buonasera ai telespettatori del TG8. Siamo proprio fuori dall'assessorato regionale alla sanità di Pescara, dove c'è stato un vertice. Beh, è riassunto benissimo la giornata di oggi per quanto riguarda la nostra regione. Io cercherò di essere celere ma il più precisa possibile, perché di notizie ce ne sono tante. La più importante, lo hai detto tu, l'Abruzzo che resta in fascia arancione. La cabina nazionale, la cabina di regia, ha così deciso, come d'altronde ieri ci avevano un po' anticipato il presidente della regione Marsilio e l'assessore Verì. Fascia arancione dunque per l'Abruzzo, ma ricordiamo che nella nostra regione ci sono ancora le zone rosse nell'area metropolitana in particolare, ma non si utilizzerà più questo termine zona rossa e poi vi spiegherò il perché. Andiamo a parlare della nuova ordinanza che è stata firmata dal presidente Marsilio. Restano aperti, come hai detto tu, i servizi alla persona e le scuole materne dell'infanzia anche nei comuni sottoposti a maggiori restrizioni, quelli che volgarmente noi chiamiamo comuni in zona rossa. Le scuole riapriranno lunedì 15 marzo, 8 nuovi comuni entrano nella fascia di maggiori restrizioni e uno solo torna arancione. Un dato importante ha fatto sì che la cabina di regia nazionale decidesse che l'Abruzzo potesse restare nella fascia arancione, cioè l'RT, l'indice del contagio, che da 1,13 è sceso a 0,96. Tuttavia si legge appunto nella nota della regione: la pressione ospedaliera non solo non diminuisce, purtroppo registra nuovi record negativi per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto. Per questa ragione la classificazione del rischio alto e l'Abruzzo continua a essere classificato in zona arancione. Sappiamo tutti la diffusione delle varianti, per questo non si può abbassare la guardia, ha detto il presidente Marsilio, che ha firmato una nuova ordinanza elaborata a seguito della riunione dell'unità di crisi e del conseguente monitoraggio al quale viene costantemente sottoposto il territorio regionale. Ai comuni già classificati in zona rossa continueranno ad applicarsi le stesse misure che si applicano ora e che già sappiamo, già previste dall'articolo 3 del vecchio DPCM in scadenza. Ora dalla regione spiegano, proprio per evitare confusione con la nuova disciplina del DPCM Draghi in vigore da domani, che contiene norme più restrittive, la zona dove si applicheranno maggiori restrizioni non sarà più comunemente chiamata zona rossa e non sarà più fatto riferimento a norme contenute nei DPCM. Le misure e i divieti applicati vengono elencati nell'ordinanza che potete leggere sul nostro sito o sul sito della Regione Abruzzo. Facciamo qualche esempio. Continueranno anche in quelle che noi volgarmente chiamavamo zona rossa, continueranno a restare aperti i servizi alle persone come barbieri, parrucchieri, centri estetici, le scuole materne e dell'infanzia. La ragione di questa scelta, ha detto Marsilio, sta nel fatto che in presenza di un quadro di generale e costante miglioramento, anche se lento, e non si volevano fare ulteriori restrizioni, però si sottolinea che questo miglioramento non c'è ancora sul fronte ospedaliero per effetto del monitoraggio dell'andamento epidemiologico. Intanto per il comune di Picciano, nella provincia di Pescara, cessa l'applicazione delle maggiori restrizioni che restano in vigore, ricordiamoli, per tutti gli altri comuni dell'ex zona rossa, ora comuni a maggiore restrizione, almeno fino a domenica
domenica 14 marzo compresa. In questa fascia di maggiori restrizioni, a partire da domenica 7, entrano per la provincia di Pescara i comuni di Castiglione a Casauri e Torre de' Passeri, in provincia dell'Aquila, Cagnano Minterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso. La questione scuole, entro la prossima settimana sarà completata, dicono dalla regione, la vaccinazione del personale scolastico. Il presidente Marsiglio ha sollecitato il ministro Speranza e il nuovo commissario Figliuola ad autorizzare la vaccinazione degli studenti maggiorenni per poter riaprire in sicurezza le scuole primarie e secondarie lunedì 15 marzo, a eccezione dei territori con incidenza superiore a 250 positivi su 100.000 abitanti. Questi parametri sono settimanali, perché è stato ricordato dalla regione che il monitoraggio del territorio avviene costantemente e soprattutto settimanalmente. Mi sono dilungato un Perfetto, po', però Antonella, è un'ordinanza molto, che molto, deve essere molto letta. Chiara. Perfetto, molto chiara, soprattutto nell'aver diciamo così spiegato l'ordinanza di Marsiglio. Concludiamo con i dati di oggi del bollettino sulla diffusione nella nostra regione del Covid. Eh sì Paolo, naturalmente l'ordinanza, lo ripeto, potete trovarla sul sito della regione e sul nostro sito www.rete8.it. Andiamo a parlare ora del bollettino aggiornato ad oggi. I casi positivi sono 473 i nuovi casi di Covid rispetto a ieri, su 15.031 test di età compresa tra 7 mesi e 98 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 8 nuovi casi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 41.621 dimessi guariti, in totale con un più 427 guariti rispetto a ieri. Gli attualmente positivi invece in Abruzzo sono 13.116, più 37 rispetto a ieri. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari al 3.1% ed è dimezzato rispetto a ieri, e questo è da evidenziare. 657, più 6 rispetto a ieri, pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 87, più 2 rispetto a ieri, con 5 ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 12.372, più 29 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Per concludere Paolo, c'è da dire che se in Italia l'RT, l'indice del contagio, è pari all'1.06%, insomma lo 0,96 registrato in regione lascia ben sperare per il futuro.